Che molti di voi non si aspettano questo, però per onor di cronaca, quando si tratta di bambini, quando si tratta di toccare bambini, io non guardo mai di che religione fai parte o di quale razza fai parte. I bambini sono tutti, sono uguali per tutti. Allora, cosa è successo nella partita Lazio? Non mi ricordo con chi aveva giocato la Lazio. Va bene, nella partita in cui ha giocato la Lazio con un'altra squadra, pare che a qualcheduno gli sia venuto in mente di mettere il viso di Anna Frank con la maglietta della Roma. Una goliardata, una idiozia. Ma è giusto che i giovani capiscano una cosa: quando si tratta di vostri coetanei, bisogna che in qualche maniera, da una parte e dall'altra, ci si addentri un attimino e ci si metta al posto di questi bambini. Cioè, a prescindere di quello che è successo nella guerra, che uno possa credere o no su quello che riguarda i campi di concentramento, cioè ci sono coloro che dicono no, non esistevano, eppure le strutture si sono viste, cioè sono lì, ma non è vero, erano prigionieri, cioè erano stati messi lì perché bisognava comunque sentire. Non importa, quel che importa è che una popolazione di un credente di un partito politico è andata contro un'altra parte di popolazione che era credente di un'altra parte politica, ok? O religiosa. Quindi quello che interessa a tutti è che non si può denigrare una bambina che praticamente ci ha rimesso all'età di, stiamo parlando, lei è nata nel 12 giugno del 29 a Bergen-Belsen, ed è morta nel 45, per cui 29, 30, quindi sono 16 anni. A 16 anni aveva tutta la vita davanti a sé. Non importa a che religione faccia parte, in quale fosse il suo credo, lei aveva voglia di vivere, non gliene fregava niente in quel momento. Poi avrebbe avuto il tempo per dedicarsi alla religiosità o comunque alla parte a interessarsi di politica, quant'altro. Però ricordiamoci sempre che ai bambini non interessa cos'è la religione, cos'è la politica. Potete trovare uno su 10, che magari gli viene inculcato e magari ascolta e magari lo trova affascinante. Ma qui stiamo parlando di una bambina che aveva in qualche maniera iniziato a scrivere i suoi pensieri in un diario che poi fu trovato dal padre e consegnato, diciamo, poi qualcuno dice di elaborato, però quello non importa. Non importa. Quel che importa è che non si può scherzare toccando chi è morto senza colpa. Cioè, deve capire sempre queste cose qua. Io lo dico a tutti quelli coloro che amano il calcio, che amano lo sport: non si può scherzare sulla morte di un bambino. Non importa di che religione fa parte, non importa di che partito fa parte, non importa di che nazione fa parte. Come ho praticamente parlato di Giuseppina Gersi, ora parlo anche di Anna Frank. Io lo dico ai giovani:
che siate di destra, che siate di sinistra, i morti bisogna lasciarli stare. I morti non vanno toccati e tantomeno toccare la memoria di un morto, né denigrarlo, né sparlare, né quant'altro, perché quella persona lì ha fatto una fine che non ha voluto, non l'ha cercata. Alcuni dicono che a 16 anni potesse fare la spia, come lo stesso discorso della Gersi, ma voi immaginate a 16 anni che una bambina possa interessarsi di... Cioè, cosa vuoi cap che capisce di... Qualsiasi cosa gli dici di fare, quella magari lo fa. Ma poi in tempo di guerra, in un momento in cui tu ti scopri di essere un nemico in casa tua. Cioè, io penso che a nessuno faccia piacere sapere che da un giorno all'altro arriva qualcuno che ti prende e ti porta via. E per questo sei costretto a nasconderti per sopravvivere, per paura che poi sappiamo benissimo dove sono stati portati. E la fine poi che hanno fatto, che se no uno dovrebbe dare la spiegazione, se non ha fatto quella fine lì, dove è andata? E come mai tanta gente è sparita? E le testimonianze, cosa sono tutti ciechi? Tutti deficienti? Se la sono giocata tutti? E in tutti i campi? No, bisogna dire le cose come stanno. Cioè, bisogna ammettere le cose. I campi di concentramento sono esistiti, ma non è che ce l'aveva solo la Germania. I campi di concentramento sono stati messi in America per i giapponesi e gli italiani. In Giappone sono stati fatti per i cinesi. In Cina sono stati fatti per i giapponesi. Cioè, non è che i campi di concentramento non esistevano. In Vietnam li hanno fatti per gli americani e anche gli americani hanno sofferto nei campi, non è che possiamo, perché anche lì non potevamo, poteva, si poteva dire no, ma non è vero, è tutto falso. Addirittura gli ultimi sono stati consegnati, cioè, negli anni 90, nel 2000. Qualcheduno è rimasto lì a vivere lì, non aveva nessuna intenzione di tornare a casa perché si vergognava. Tanti sono morti. Io lo ripeto veramente, lo dico a tutti quanti, seriamente, non scherziamo sulla morte dei bambini, perché non hanno avuto il tempo di crescere e di poter scegliere, di poter creare una propria idea, una propria famiglia. Magari a quest'ora poteva benissimo, cioè a quest'ora sarebbe già morta, che è del 29. Ma nel corso degli anni avrebbe potuto vivere e girare il mondo. E questo gli è stato negato. E non importa se io sono favorevole a un'ideologia. Un'ideologia è una cosa, toccare i bambini è un'altra. E per me i bambini sono sacri. I bambini non vanno toccati. E questo vale per tutto il mondo. Perché tu devi dare la possibilità a ogni bambino di crescere e di crearsi un'idea. Però io lo dico invece a quelli che hanno fatto questa azione qua, che io da uomo, diciamo da destra, da uno che è stato a destra per anni, mi dissocio perché io non ho mai preso e mai toccato, come dire, personaggi che comunque hanno fatto la storia perché hanno lasciato una testimonianza. Quindi spero che anche voi siate d'accordo su questo punto di vista, cioè che soprattutto lo dico a quelli che sono padri e nonni, cioè chi è padre lo sa, non, a nessuno deve venire, dovete mettervi sempre nell'idea, in questa idea qua, la paura che qualcuno venga a cercarvi in casa solo perché voi la pensate diversamente. Ok?